Buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova diretta, in questo mio webinar numero 2. Sono le 2 di pomeriggio, siamo arrivati all'Immacolata, praticamente è passato quasi un terzo del mese e siamo vicini alla fine dell'anno, la reale fine dell'anno, che poi è un anno solare, è vero, ma anche l'anno economico a cui noi facciamo sempre riferimento ed è qualcosa per il mio di molto ma molto ma molto importante. È un periodo in cui tanti hanno già incontrato il commercialista e hanno fatto anche delle valutazioni. Certo, in quest'anno particolare avrete incontrato prima il commercialista per fare altre valutazioni del caso. Ne sono sicuro, se mi seguite, sono sicuro che è andata così. Vediamo. Sono le 2. Nel frattempo, ecco, condivido la diretta e chiedo anche a voi di condividerla perché è veramente tanta, tanta conoscenza che condivido con voi. Molto spesso, lo vedrete, facciamo riferimento a degli argomenti che sono realmente trattati, realmente, quindi vi do dei grandissimi spunti che va oltre il fai da te che trovate su tantissimi siti e tantissimi gruppi Facebook. Qua. Vediamo, si stanno connettendo le prime persone, mi fa piacere. Siamo in diretta. Ci siamo. Ok. Innanzitutto saluto tutti coloro che mi hanno scritto e ringrazio anche tutti coloro che mi scrivono in privato perché significa che tutto ciò che stiamo facendo è veramente, veramente utile. Non ne volevo, ecco, non volevo una conferma, ma il fatto che mi vengono fatte domande specifiche mi fa capire che ciò che faccio per i miei clienti vale anche per i miei non clienti, cioè le persone che come voi mi seguono ma che sino ad ora non ho mai avuto il piacere di incontrare. Ecco, allora, sono le 14:03, datemi ancora qualche minuto e partiamo. Vi dicevo, condividete questa diretta perché così potete raggiungere anche altre persone che magari non mi conoscono ma possono aver bisogno di un aiuto, un'indicazione o in questi momenti particolari possono aver necessità di tornare a rivalutare tutta l'attività e poi lo vedremo. Ciao Concetta, buon pomeriggio. Lo vedremo insieme perché in questo percorso oggi vi porterò poi a fare delle valutazioni che vi serviranno per sempre. Ci sono ancora oggi delle persone che ritengono che i proprietari non siano dei veri e propri secondi clienti. Forse può essere così per chi lavora con il voto per pieno, ma d'ora in poi, per quello che è accaduto, per quello che è successo, posso dire che dovrete valutare i proprietari quasi come se fossero degli altri clienti, quasi come se fosse ci trovassimo nello stesso caso e nelle stesse modalità di un'attività svolta con la forma del property management. Ok, ci siamo, sono le 2:04. Se avete altre domande da farmi riguardo la vecchia diretta che trovate sia su Facebook che su YouTube, potete farmele qui. Ovviamente ad alcune ho risposto in privato perché mi sono arrivate via mail, ad altre invece ho risposto sotto la diretta o sotto il canale YouTube. E vi invito anche a collegarvi al mio canale YouTube perché lì ci sono dei video che non sono su Facebook e che ho destinato solo e esclusivamente alle persone che mi seguivano su YouTube.
Vuoi perché YouTube è un altro motore di ricerca leggermente diverso da Facebook, vuoi per tanti altri motivi. Bene, sono le 4 e 5. Partiamo un attimo da fare delle valutazioni. La settimana scorsa, opla, no, perdonatemi. Scusatemi, ho fatto un errore perché oggi ho spostato tecnicamente, ho modificato delle slide al volo proprio perché volevo rendervi partecipi di alcune riflessioni che ho fatto e quindi ho ritenuto di farle direttamente con voi. Ecco, Luisa Luise, io chiedo se questa diretta è anche per gestori non imprenditoriali. Luisa, io parlo sempre a tutti e lo faccio distinguendo cosa accade nel caso in cui si è gestore non imprenditoriale o cosa accade nel caso in cui si è un gestore imprenditoriale. Quindi non ti preoccupare, ci troviamo assolutamente nella diretta giusta per te. Bene, come vi dicevo, la settimana scorsa abbiamo parlato un attimo di ciò che è accaduto nel 2020. Dire un attimo è veramente abbreviativo perché, come vi ho detto, abbiamo analizzato ciò che è accaduto per far sì che tutto quello che è accaduto nel 2020 non fosse buttato lì con delle emozioni negative, rancore e quant'altro, no. Per far sì che ne traessimo vantaggio e riportassimo tutto nel 2021, 22, 23, 25 e quant'altro. Si pianifica per 5 anni la propria attività, è vero, ma ciò che importa è fare bagaglio di ciò che è successo quest'anno. Vi posso assicurare che in tanti non l'hanno fatto. E vi dicevo, come ci saremmo preparati nel 2021? Sicuramente analizzando e modificando la gestione immobiliare. Questo è molto importante perché ci troviamo molto spesso di fronte a delle persone che ancora pagano un canone di locazione per avere la disponibilità di un immobile, e questo non significa che sia sbagliato. Voglio sottolineare questo concetto: non c'è nulla di sbagliato. Ci sono degli immobili che hanno un valore sul mercato, per quanto sono strategici, per quanto fanno sì che il brand sia ad un livello diverso. È più alto, che è meglio, come posso dirvi, incastrarli nel patrimonio immobiliare in un certo modo. Per esempio, con un contratto 4 più 4, quello che potrebbe interessare a Luisa se ha una gestione non imprenditoriale, o con un 6 più 6, che è normalmente il contratto che noi utilizziamo appunto da un punto di vista commerciale. I 6 più 6 sono quelli che noi utilizziamo per le attività imprenditoriali. Vi dicevo, non solo questo è quello che dovremmo fare, ma anche passare per un'analisi di gestione del patrimonio immobiliare. E perché? Perché molti ritengono che il patrimonio immobiliare è quello e deve restare così. Io vi dico che assolutamente non è così e non ve l'ho detto io, l'avete fatto voi stessi. Cosa avete fatto in questo periodo? Un po' per necessità, un po' per altro, avete notato che c'erano alcuni immobili che erano meglio destinati a, come posso dire, a dei turisti, altri era meglio sfruttarli a lavoratori perché forse i lavoratori erano normalmente i vostri clienti e altri addirittura sono stati destinati a studenti. Questo è un caso residuale perché anche gli studenti si sono ritrovati in un'Italia in cui studenti che studiavano al nord, ma erano del sud, sono tornati a casa, lavorano anche loro, diciamo, in smart working, quindi è tutto un po' saltato. E non solo, vi dicevo, un'altra cosa da fare è analizzare e gestire meglio i rapporti contrattuali, sia quelli con i proprietari, sia quelli con i clienti. E questo è quello che vi avevo invitato a fare. Quindi, cosa è accaduto nel 2021? Abbiamo deciso di guardarci attorno, copiare il big del settore e pianificare il 2021 stesso. Scusatemi, mi riferivo al 2020. Ma nel 2020 cosa è accaduto? Abbiamo trovato difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione, una difficoltà molto importante, tanto che alcuni sono riusciti a contrattare con i proprietari e a ottenere una sospensione, un'interruzione del canone di locazione, cioè sospensione sta per non pago ora, pago dopo, interruzione sta per proprietario che rinuncia al canone di locazione.
E tutti questi accordi, o meglio gli accordi di interruzione soprattutto, sono stati poi registrati presso l'Agenzia delle Entrate. Di questo ne abbiamo parlato e potete trovare subito nel precedente video le informazioni che vi servono. Ma abbiamo avuto anche un problema con la cassa, non soltanto in uscita ma anche in entrata, perché come sapete le grandi UTA hanno deciso di annullare le prenotazioni anche non rimborsabili. Ciò significa che tutte quelle prenotazioni che venivano fatte in un arco di tempo in cui il proprietario, chi le aveva effettuate, non poteva più optare per ottenere i soldi indietro e annullare la prenotazione, si è trovato, gioco facile, con Booking, Airbnb o tante altre che hanno annullato queste prenotazioni. Ma cosa ha fatto tutto ciò? Vi ha fatto utilizzare in parte o in tutto dei soldi che poi sono stati dati indietro oppure che voi dovrete utilizzare per l'anno prossimo, e questo è molto importante. Abbiamo già parlato anche del problema: grandi città vuote, mare e montagna che sono stati ambiti da tutti, clienti italiani e pochi europei. E tra l'altro, questo è un qualcosa che mi fa molto sorridere perché gli italiani sono i più detestati dagli italiani, ma sono stati i clienti che sono stati per lo più presenti, tranne pochissimi europei, sono stati quelli che più hanno battuto sia le montagne che le località marittime. Vi dicevo, cos'altro è accaduto? La durata dell'allocazione è andata oltre i 30 giorni, abbiamo sperimentato ospiti diversi che vi hanno chiesto anche magari una connessione internet, una scrivania. Perché? Perché avevano necessità di lavorare in quel posto e quindi hanno deciso di lasciare la casa in città, in collina, dove fosse, per andare per trasferirsi da voi. E avete anche dovuto poi porre in essere un'attività di prevenzione e sanificazione, quindi un'altra attività che ci ha lasciato anche in alcuni momenti un po' con il dubbio, perché non sapevamo con quali elementi sanificare, che cosa fare, se era necessario per forza fare riferimento a delle attività professionali, imprenditoriali o meno. Ma abbiamo visto anche cosa hanno fatto i grandi, e questa è una cosa che vi ho invitato ad analizzare molte, molte volte, soprattutto nei miei articoli. Italian Way, con l'associazione Property Managers Italia, ha sfidato Airbnb. Cosa ha fatto praticamente? Ha dato la possibilità a tutti coloro che volevano soggiornare in Italia di farlo direttamente nelle strutture di tutti gli associati o comunque nelle sue strutture, e questo ha permesso quindi di bypassare il tutto e di far sì che le prenotazioni fossero quasi delle prenotazioni dirette. È nata anche l'AIGA, l'Associazione Italiana Gestione Affitti Brevi. Non è l'unica associazione che è nata, è una delle più importanti. Mi è dispiaciuto aver visto na non nascere per diatribe varie delle associazioni pugliesi, mentre un'altra è nata, e mi auguro il meglio a questa associazione, perché non è possibile che associazioni possano nascere soltanto nel cuore di Milano, nel cuore di Roma o nella penisola sorrentina. Assolutamente no. Ci siamo anche noi, c'è tutta l'Italia, e soprattutto non dovremo dividerci in 1.000 o 10.000 associazioni, ma far sì che le associazioni diventino poche ma grandi e forti. E questo è molto importante. Inoltre è intervenuto lo Stato a supporto dell'alberghiero puro, ma questa è una cosa che non è piaciuta e non ha neanche toccato tutte le persone che avevano delle attività non imprenditoriali, come case vacanze, B&B o affittacamere o delle locazioni turistiche. È stato un problema vero e proprio per tutti non poter ottenere dei sovvenzionamenti, sovvenzionamenti che possono essere stati o un credito del 60% in dichiarazione dei redditi, per il 60% riferito ai mesi che non si è potuti pagare perché ci trovavamo all'interno della pandemia, oppure tutti coloro che hanno utilizzato il bonus vacanze. Anche quello non poteva essere utilizzato se non in determinate attività che erano extraalberghiere ed imprenditoriali. Vi ho ricordato anche quali sono le sfide del 2021: rivedere la gestione immobiliare a fronte di somme già intascate da voucher. Perché vi dico questo? Voi comunque delle somme le avete spese per l'anno scorso, oppure tantissime somme di denaro sono tornate indietro. Non scorderò mai un caso di una signora che voleva dichiarare fallimento, ma non perché lo voleva per spirito suo, per iniziativa, ma perché era vicina al fallimento stesso, e grazie a una modifica dei rapporti con i proprietari abbiamo salvato il salvabile.
Vediamo, vi dicevo, ho letto una domanda, ma vi rispondo dopo. È molto importante rivedere il patrimonio immobiliare e rivedere anche i rapporti con i clienti. Ma noi partiamo dai contratti. E perché vi dico partiamo dai contratti? Perché secondo me è la parte più importante che possiamo trattare oggi e su cui sono sicuro non vi siete soffermati molto. Perché l'italiano, comunque l'imprenditore, il piccolo imprenditore, ha questa memoria a breve termine. Ok, è accaduto. Tanto si risolverà, arriveranno vaccini, qualunque cosa potrà accadere. È accaduto e andiamo avanti, non fa nulla. Tanto poi si vedrà, vedremo cosa accadrà. È un discorso totalmente sbagliato. Queste frasi potranno anche farvi sorridere, ma vi posso assicurare che tanto che è accaduto nel periodo di pandemia è stato dovuto al fai da te. E ora vi farò vedere perché. Perché vi ho detto partiamo dai contratti? Per un motivo ben preciso. Ciò che è importante in un contratto di locazione è la causa. Ma partiamo dal contratto vero e proprio. Un contratto è un accordo tra due o più parti con cui si stabilisce che si facciano determinate cose, azioni o non si facciano, ricevendo in confronto una somma di denaro o qualche altra cosa. Nel caso nostro, il contratto a cui facciamo riferimento è il contratto di locazione. Quindi, se la causa del contratto è il motivo economico per cui il contratto viene stipulato, la causa del contratto di locazione è per quale scopo io affitto l'immobile. Vi posso assicurare che in tantissimi contratti di locazione non si comprendeva che l'immobile sarebbe stato poi utilizzato per degli affitti brevi, per essere utilizzato come case vacanze, B&B o affitta camere. Bene, io posso comprendere se l'esigenza è nata dopo. O cosa significa l'andata dopo? Immaginiamoci il caso in cui la normale famiglia che ha una casa grande, dei figli che vanno a studiare al nord o al sud, all'estero, non posso dire su Marte, ma tra poco ci andremo. Bene, cosa succede? Si trovano ad avere due o più stanze libere e, gioco forza, qualcuno della famiglia comincia a dire: perché non le affittiamo ai turisti, non le destiniamo ai turisti? Bene, in quel caso può accadere che lo scopo per cui viene affittato un immobile cambi nel tempo, ma per quello che abbiamo imparato in questo periodo sarebbe necessario, e vi dico che secondo me è strettamente necessario, far sì che si evinca la destinazione per affitti brevi, casa vacanza, affitta camera o quant'altro. Quindi, tornando ai contratti, vi dico, se la causa non si evince, non si può dimostrare l'impossibilità di utilizzo dell'immobile in pandemia. Cosa sta a significare questo? Se voi non avete detto al proprietario che vuole utilizzare l'immobile per destinarlo ai turisti, normalmente una casa viene affittata per trasferirci momentaneamente, cioè per un periodo nei contratti transitori che non dovreste utilizzare, ma li avete utilizzati. Oppure per trasferirvi la residenza o nei 6+6 per inserire un'attività commerciale. Per quanto riguarda i 6+6, tralasciamolo perché è logico che un locale commerciale venga preso per svolgerci un'attività oppure ci venga svolta un'attività di casa vacanza, B&B o affitta camera. Cosa diversa in un'attività di locazione turistica che è diversa dalla casa vacanza oppure di casa vacanza non imprenditoriale. B&B non imprenditoriale, affitta camere non imprenditoriale. Cosa accade in questo momento? Se nel contratto voi non avete inserito la causa, non potete, durante la pandemia o in qualsiasi altro momento particolare, non potete far valere l'impossibilità di utilizzare quel bene per quel determinato scopo. Perché normalmente un contratto 4 più 4 cosa prevede? Che voi ci trasferiate la residenza e che ci andate a vivere. Se poi avete preso quel locale, quella casa con un contratto 4 più 4 per affittare i turisti, va benissimo, ma se non c'è scritto, voi non potete chiedere al proprietario e quindi poi, se il proprietario non accetta, anche far evidenziare a un giudice che venendo meno la possibilità di affittare i turisti, voi non potete più, cioè non avete più necessità di quell'immobile, comunque mantenerlo è oneroso. Ora qui dovremmo entrare in un discorso molto, molto più grande. Posso assicurare che anche durante la pandemia e dopo la pandemia non hanno inquadrato bene neanche i giuristi quale fosse la reale causa per cui si potesse richiedere lo scioglimento del contratto, ma in tanti sono riusciti ad averlo perché sono riusciti a recedere prima dal contratto in quanto, guarda,
Io lo utilizzavo per destinarlo ai turisti, agli affitti brevi che sono occasioni turistiche, oppure a un B&B non imprenditoriale, o una casa vacanza non imprenditoriale, o un'affittacamera non imprenditoriale. Quindi, caro proprietario, vieni incontro, mettiamoci d'accordo e io ti lascio un immobile, perché non è sostenibile per me il pagamento di queste somme di denaro. Ora, vi sembrerà strano tutto ciò, ma molto spesso avete basato la vostra attività su contratti che duravano di meno, 3 più 2, a canone concordato o transitori, e avete fatto tanto del fai da te. Addirittura ho visto delle clausole in cui vi impegnavate a pagare 120 euro al giorno successivo dal partire dal quinto giorno di ritardo del pagamento dell'affitto. Cosa significa? Entro il 5 di ogni mese devo pagare l'affitto. Se non lo pago da 10 in poi, dall'undicesimo giorno in poi devo pagare una penale di 120 euro al giorno. Pazzia! Avete fatto tante cose strane per avere un immobile e secondo me sono cose assolutamente da non fare. Ma più che altro vi chiedo, le avete fatte? Va benissimo, ma facciamone tesoro. Modifichiamo i contratti. E perché vi dico di modificare i contratti? Perché è necessario. Prima di modificarli, vi chiedo di distinguere gli affitti brevi dalle attività alberghiere. Perché vi dico questo? Le prime normalmente si basano su un contratto 4 più 4, come vi dicevo, e le altre invece su un contratto 6 più 6, se sono attività imprenditoriali. Per la verità c'è qualcuno che dice, guarda, ma se devo aprire un'affittacamera, un B&B imprenditoriale, questi sono delle attività che sono, sì, sono extraalberghiere e sono simili alle alberghiere. Perché non posso utilizzare quei contratti 9 più 9 che servono per anche ammortizzare il costo e servono per ammortizzare le spese durante gli anni? È anche possibile, ma ci sarebbero da fare alcune valutazioni, perché quei contratti qualcuno vi potrebbe contestare che sono legati alla categoria catastale. Categoria catastale che normalmente A è abitativa, in quel caso dovrebbe essere D. Ma ora non è questo il luogo e il tempo in cui parlare. Mi dicevo, le locazioni turistiche, cioè i cosiddetti affitti brevi, hanno avuto zero tutela. Invece le attività extraalberghiera in alcuni casi hanno ottenuto rescissione del contratto. Per i motivi in cui vi dicevo, c'era una causa che effettivamente dimostrava perché stavamo utilizzando quegli immobili in quel modo, cioè li stavamo destinando ai turisti. Molto peso, vi dicevo, ha avuto il contratto di base. Ed è questo che noi andremo a valutare. Come le valuteremo? Come valuteremo le modifiche? Innanzitutto cercheremo di inquadrare la propria attività verso i proprietari e verso i turisti. Perché questo? È molto importante. Molti pensano che basta avere una casa vacanza, un B&B e un'affittacamera, abbiamo risolto il tutto. No, perché? Ci sono due rapporti da distinguere. Un rapporto è verso i turisti, quindi o un B&B o un'affittacamera, una casa vacanza o una locazione turistica, e c'è un altro rapporto poi nei confronti dei proprietari, cioè, caro proprietario, ti pago un affitto mese per mese o partecipiamo agli utili con la formula del property management? Ed è questo che per me è molto importante, è un qualcosa da non sottovalutare. Soprattutto vi chiedo, d'ora in poi, ogni qualvolta prenderete un immobile o farete delle valutazioni anche sugli immobili esistenti, dovrete valutare sia il lato proprietario, quindi il lato delle uscite di cassa molto importanti, che sono quelle del canone di locazione, sia dall'altro lato il rapporto con i turisti. Quindi, come potete vedere da queste slide, vi ho detto, se ci affrontiamo ai turisti, quindi verso i turisti, lato turisti, dovremmo valutare se la locazione turistica o la casa vacanza o il B&B o l'affittacamere è la modalità corretta di gestione dell'immobile. Perché nel 2019 è accaduta una cosa molto importante che ha segnato un po' il mercato degli affitti brevi e hanno portato tanta gente a dire nel 2020, vedi, il gioco si è rotto. Dal 2009 al 2018 ci affittavamo case o avevamo una casa anche brutta, vecchia, l'affittavamo ai turisti, tanto che bastano pochi clic e andiamo sulle OTA e le OTA ci permettono di farci pagare in tutto il mondo, nelle diverse valute, di farci raggiungere da chiunque. È vero, ma l'essere portati ad aprire tante locazioni turistiche o tante case vacanza ha portato ad utilizzare degli immobili che a volte erano grandi, a volte non erano ben collocati. Comunque l'effetto è stato quello di abbassare il prezzo medio per notte di questi immobili.
E dall'altro lato ci trovavamo anche in un punto in cui i B&B e l'affittacamere erano svalutati perché molti pensavano che fossero delle strutture veramente poco di pregio. Che cosa è successo invece? Che è sceso anche del 50% il prezzo medio per notte delle case vacanze, delle locazioni turistiche, cioè di quelle attività che utilizzavano tutto l'immobile, ed è salito invece il prezzo medio delle stanze per le affittacamere e B&B. Ed infatti tantissimi hanno riconvertito la propria attività in B&B in affittacamere, perché se ci pensate è sceso il prezzo medio di una casa, ma molto spesso erano monolocali, bilocali, e tutto si poteva racchiudere anche all'interno di un'affittacamere. Per questo c'è stato poi un risvolto della medaglia: è sceso il prezzo unitario, cioè, scusate, il prezzo medio per notte degli appartamenti, e sta salendo leggermente quello delle affittacamere dei B&B. E poi, se ci pensate, se qualcuno ha un'affittacamere imprenditoriale con 4 stanze o 5 stanze, è come se avesse 5 monolocali, non qualcosa di molto intelligente. Per questo mi chiedo, non sottovalutate cioè di fare questa valutazione, e che per me è molto importante. Ora, come vi dicevo, quello che possiamo fare è sicuramente lavorare in team, perché abbiamo da lavorare verso i proprietari e verso i turisti. Ma, come avete visto, il fai da te vi ha portato veramente in un, non voglio dire nel baratro, ma vi ha portato comunque a fare tantissimi errori. E vedo ancora tante persone che cercano informazioni del tipo: no, ma io così, colà, oppure possiamo condividere un contratto di questo tipo, ma anche no. Come vedrete, anche queste informazioni devono essere applicate poi, nel caso di specie, e comunque da una persona con delle competenze tecniche, scientifiche. Non potete utilizzarle così a casaccio, perché anche modificando una clausola del contratto, vi posso assicurare che essa non avrebbe forse lo stesso valore, perché poi andate sia a modificare una clausola del contratto. Per esempio, dite che l'immobile deve essere destinato ai turisti. Va bene, ma cosa accade per il recesso? Cosa accade per i lavori all'interno? Ci sono tante cose che noi dovremmo valutare, e quindi non è possibile prendere la singola cosa e poggiarla all'interno del contratto. Assolutamente no. Per questo, quello che mi invito a fare e che possiamo fare insieme è ripartire dalle basi. Lavorare insieme con questo pacchetto che io ho definito Start e Restart. Start per chi sta iniziando con un'attenta pianificazione dell'attività, e restart per chi, come sta accadendo e come farò soprattutto questa settimana per degli imprenditori baresi, fare delle valutazioni sui propri contratti, le forme di gestione nei confronti dei proprietari e nei confronti dei turisti. Ed è un qualcosa che secondo me è molto, ma molto importante da fare. Non voglio dirvi che avreste dovuto già farlo prima, perché ormai il passato è passato, e come mi ha insegnato una persona un giorno, nel passato noi abbiamo fatto ciò che potevamo al meglio, perché se avessimo potuto fare del meglio, sicuramente lo avremmo fatto e il passato avrebbe avuto un altro esito. Quindi la cosa da cui possiamo partire è pianificare o ripianificare. Non c'è niente di cui preoccuparsi, non c'è niente di cui disperarsi. È possibile cambiare tiro, l'hanno fatto in tanti, l'ho fatto anch'io per un progetto in cui volevo partire con la formula voto per Piero, e poi ho dovuto modificarlo con il property management. Quindi questo è il primo lavoro che possiamo fare. Poi possiamo anche decidere di andare oltre, perché se decidiamo di utilizzare le locazioni turistiche pagando un canone di locazione, passiamo a quello che io chiamo il master in locazioni turistiche. È un pacchetto particolare di consulenze dove all'interno non c'è soltanto una pianificazione, ma ci sono anche i contratti con cui rapportarsi con i proprietari. E questa è una cosa che secondo me è molto, ma molto importante. Perché cosa dovremmo fare se si dovesse ripresentare una pandemia? Ma non voglio dire soltanto una pandemia, un'alluvione, un evento sismico, o qualsiasi cosa che vi impedisca per 2 o 3 mesi di esercitare la vostra attività. E questa cosa è molto, ma molto importante, non è da sottovalutare, e per questo io ci passo tanto, ma tanto tempo ad analizzare il contratto sulla base delle esigenze del gestore. Perché molti pensano: no, vabbè, avvocato, ma io devo già dire grazie che il proprietario mi ha dato l'immobile, perché ora devo forzare la mano? No, assolutamente no. Ci sono delle cose che vanno fatte per bene. Per non parlare poi della cosa che è alla base, molto spesso è
una ridefinizione del canone di locazione, perché è una cosa che è successo molto spesso. Molti proprietari hanno detto: vabbè, io lo affitto normalmente a 500-600 euro, ma se tu lo affitti con affitti brevi turisti, tu ci guadagni di più, e quindi io non voglio 600 euro, ma voglio 800, 900, 1000. E noi per prendere quell'immobile, testa dura, no, ok, ti do 1000 euro. Assolutamente no. Avete imparato che questo non può essere più fatto, non è sostenibile, e per questo dobbiamo anche ridefinire. Non solo i contratti, ma la prima cosa sono i canoni di locazione. Poi, ovviamente, se questa cosa diventa insostenibile, se non è più sostenibile a parer vostro, o sulla base della vostra idea pagare un canone di locazione, si potrebbe fare un'altra valutazione. Ma questa valutazione sul property management la faremo nella prossima diretta. Ciò che invece potremmo fare, se invece di usare le locazioni turistiche decidessimo di usare l'extralberghiero, quindi casa vacanza, B&B o affitta camere, sempre pagando un canone di locazione, e utilizzare quello che è il pacchetto di consulenza che io chiamo professione gestore extralberghiero. È molto importante perché anche qui ci sono dei contratti ad hoc e ci sono dei contratti che molto spesso vengono sottovalutati. Per esempio, una delle cose che molti sottovalutano è il fatto che l'attività extralberghiera possa essere esercitata sempre. Ma cosa dovesse succedere se il sindaco con la giunta deliberasse, se con riferimento alla vostra città, deliberasse che quell'attività non possa più essere svolta in quel determinato luogo? Voi continuereste a pagare il canone di affitto, vero? Cioè, o meglio, il canone di locazione. Questo sarebbe un gran problema per voi. Quindi vi dico che è necessario creare dei contratti ad hoc anche per la vostra attività extralberghiera. Poi, ovviamente, potrà accadere che decidiate di non continuare più in quel modo e quindi spostarsi dall'attività extralberghiera alla locazione turistica, perché attualmente ha meno limiti e quindi anche definirla sotto un altro profilo, e questo può anche essere fatto. Io non vi blindo all'interno dei pacchetti che voi deciderete di acquistare come consulenze. Ma quello che voglio fare più che altro è far sì che voi otteniate la miglior forma di gestione possibile, perché l'ho scritto anche nei miei ultimi articoli. Utilizzare la miglior forma di gestione vi permette di massimizzare e ottimizzare, massimizzare i guadagni e no, farsi fare in modo che i costi di gestione siano limitati o comunque tenuti sotto controllo alla massima potenza. Per voi è molto importante e vi posso assicurare che lo sarà ancora di più nel 2021. Dovete assolutamente, anzi, non assolutamente, deve essere proprio un imperativo, dovete per forza ripartire da qui dei contratti, perché, e ve lo posso assicurare, ad oggi almeno il 50% delle persone che seguono la mia pagina Facebook non hanno ancora fatto nulla sui contratti. Ma è un problema, è un problema serio, perché voi state utilizzando una macchina che non è più adatta alla strada che stiamo per percorrere, perché prima era una strada liscia, rettilinea, adesso è una strada che presenta magari delle pozzanghere, dei guadi e quant'altro, e la vostra macchina molto probabilmente non è adatta a ciò. Ora faccio riferimento alle macchine perché sono appassionato, ma quello che voglio dirvi è che tutto ciò è molto ma molto importante. Ci sono delle persone su Bari che mi hanno chiesto subito, con delle affittacamere, di fare queste valutazioni, non solo per i contratti in scadenza, ma hanno chiesto ai proprietari di riformulare i contratti in essere. È vero, stiamo parlando di persone che gestivano 8, 10, 12 affittacamere. In Puglia, come sapete, l'affittacamere è un'attività imprenditoriale, ma questo non significa che se questa è l'idea di un imprenditore con più immobili, non debba essere l'idea di un imprenditore che sta nascendo adesso con 1/2 immobili. Credetemi, è molto ma molto importante. Con questo non voglio dire che pagare un canone di locazione sia un problema, perché come vi dicevo all'inizio ci sono degli immobili che è meglio blindarli in questo modo. È vero, è anche possibile utilizzare un'altra formula, ma non pensiate che utilizzare la formula di property management, di cui parleremo la prossima volta, sia la panacea di tutti i mali, perché la formula di property management, comunque, se è vero come è vero che in assenza di guadagni non pagate delle spese nei confronti del proprietario,
Ma è anche vero che alcuni proprietari gli potrebbero chiedere delle somme di denaro, comunque delle penali e quant'altro, e comunque per come è fatta l'attività di property manager, necessita per forza di un numero di appartamenti da gestire maggiori. Molto spesso questi appartamenti non sono delle affittacamere o non sono dei bed and breakfast, sono delle case vacanze o delle locazioni turistiche che, come vi dicevo, hanno pagato un abbassamento, un crollo del prezzo medio per notte. Bene, vediamo. Abbiamo parlato per 30 minuti. Devo dire che è stato abbastanza. Non ho visto grandi domande, se non quella di Luisa. Lei diceva: le case vacanze non imprenditoriali sono strutture ricettive. A differenza delle ettiche, non lo so. Sì, è vero, perché le strutture ricettive sono, si distinguono in imprenditoriali e non imprenditoriali. Comunque sono B&B, case vacanze, affittacamere. Su questo non ci sono problemi. Infatti, come vi dicevo sempre, la locazione turistica non è altro che un accordo tra privati in cui io cedo un immobile a un'altra persona che decide di andarci lì per una, due notti, cinque notti, sette, 29 notti, 30 notti per passarci un periodo di vacanza o quant'altro. Perché effettivamente se il periodo è diverso o se le esigenze sono diverse, bisogna passare a un transitorio. Ho visto, se non ci sono altre domande, io ci siamo fatti una bella diretta insieme che potete trovare su YouTube e anche sulla mia pagina Facebook. Io le lascerò per sempre, almeno per quest'anno ho deciso di lasciarle perché è un anno particolare. Quello che vi chiedo è di entrare nel gruppo I Supereroi dell'Extralberghiero, un gruppo particolare in cui si parla molto spesso di diritto, però vi posso assicurare che non è monotono. In questo gruppo potrete entrarci fino al 31 dicembre di quest'anno in modo assolutamente gratuito, dopodiché ciò non sarà più possibile, ci saranno solo e esclusivamente i miei clienti. Vediamo. Ok, allora se non ci sono altre domande vi lascio soltanto con quest'ultima slide che per me è molto importante, ci tengo. Tutte le informazioni fornite hanno comunque scopo divulgative e possono essere applicate nel caso concreto solo dopo un'analisi attenta del caso e comunque solo dietro delle valutazioni fatte da un esperto. Per questo io non mi assumo nessuna responsabilità da ciò che voi possiate fare i vostri contratti e la vostra gestione utilizzando queste informazioni. Per me è molto importante perché quello che vi voglio far capire è che non si scherza su queste cose, sono cose serie, così come chiedete a un dentista, a un oculista, a un ottico di curarvi e di darvi degli strumenti, così potete chiederlo a un commercialista e ad un avvocato. Dato che ci sono, utilizzateli. Non vi spaventate. Se, come avete visto, ci sono poi dei pacchetti che ho creato dove io vi assisto, non è necessario per forza dire al proprietario: guarda che verrò con l'avvocato, molto probabilmente lui alzerà delle barriere, ma anche spiegare che c'è del materiale che ha creato il vostro consulente, un vostro consulente ad hoc, questo vi permetterà di abbassare le difese. Ora, magari potete pensare che tutto ciò sia strano, ma vi posso assicurare che invece è un qualcosa che stiamo già facendo in tutta Italia, soprattutto nell'attività di property management. Quindi vi invito a valutare anche tutto ciò. Ringrazio Rita, Luisa e Concetta, a tutti quanti. Ma mi fa piacere che sono state più donne a seguirmi, forse perché le donne agiscono un po' più velocemente degli uomini. Gli uomini pensano un po' troppo prima di agire, però il mondo è fatto di entrambi i sessi, quindi mi auguro che queste informazioni possano essere viste e apprese da entrambi e che sia una base per un buon 2021 di lavoro per tutti. Vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo sui miei canali social e sul mio blog www.avvocatorestalberghiero.it. Buona serata.